Ragazzo, ho appena stato al telefono con quelle della team e sono incazzato come un treno, quindi niente intro, vaffanculo! Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Amici miei! Maledetta team! Maledetta! Amici miei, siamo tornati quest'oggi su Hearthstone, come sempre, io nel canale faccio solo Hearthstone perché dico che siamo tornati se faccio solo questo, porca puttana. Per provare quello che è uno dei migliori deck del momento. Magari non è il deck più bello e più forte del momento, ma è sicuramente uno dei deck più discussi. Molti di voi lo stanno già odiando, molti lo stanno amando. Io personalmente è prete, quindi lo odio a prescindere, ragazzi miei. Il deck in questione, infatti, ragazzi, non è niente poco di meno che lo chef Nomi Priest, un deck basato su Bruciarsi tutto il deck per poi giocare tre volte Chef Nomi grazie alla Spella 2 che ti dà una carta, una copia di un Minon in board, e avere per appunto 60.000 Omini 6-6 come Satana XYZ e va culo a tutti quanti. Il deck è molto budget perché all'interno contiene solo una leggendaria fondamentalmente che è Chef Nomi, quindi qualora vogliate io vi consiglio quasi di provarlo, lo trovate qua sotto in descrizione. Ma la cosa che vi consiglio sempre di più di fare, e beh, ve lo consiglio perché mi, mi, mi fa comodo: cioè, io te lo consiglio perché mi fa comodo, chiaramente, è quello di lasciare un potente like tattico, amico mio, un like. Tattico. Un commento, una condivisione, un'iscrizione al canale, sai che fa tutto tanto piacere. E quindi qualora volessi supportare questa testa di vitello, ovviamente sai come farlo, amico mio. Vi dico, ragazzi, che il deck è anche molto forte. Io ci ho fatto eh, diversi game, dopo ho reworkato la lista. Adesso se non sbaglio siamo tipo sul 5-0 o 6-1. Il deck è molto figo è che devi avere la in mano. È molto dipendente da quello, quindi voi quasi sempre hard man per quello stronzo di un goblin, Però diciamo che gran parte delle volte poi vi ritorna e riuscite per appunto a chiudere i game, soprattutto contro i contro, che li asfaltate direttamente. Certamente vi auguro quindi ragazzi una buona visione. Noi ci vediamo come sempre su Twitch la sera, dalla quale estrapolo i video fino a che inizio a trasferirmi in casa nuova. Buona visione, ragazzi miei, Andiamo. Shaman. Per cortesia, siano sciamano Per cortesia, lei non mi faccia. cioè, fai quel cazzo che ti pare, ma non fare in modo che io abbia in fondo al deck Auctioneer. Perché non so se dipende dagli avversari da Gesù a questo punto. Tengo lui perché magari si risulta essere Marlo. che giustamente mi serve quindi. E giustamente mi serve. Giustamente mi serve. Ciao Ale, ciao carissimo. Provalo. Cosa devo provare, Lancos? Sto già provando questo in questo momento. Non mi importa se ha perso, se ha 5 gatti o gli piace il tono. L'importante è sapere che non ha più. Non mi dà il pack quel cinese bastardo. Eh? Ma come cinese? Ma Kiman? Ma cosa dici? No, 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 dissing. No, 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 no. Mi dissocio. Se non sai quali santi insultare, è il momento di creare un nuovo Pantheon solo per poter insultare nuovi santi. Mi piace il tuo modo di fare, amico mio. Ti risparmierò la vita. Agro Murloc Against. Allora, se è vanno Kaggro contro, siamo contenti perché abbiamo lui. Il problema è che lui è chiaramente, come puoi ben vedere, in realtà è un bel control. Ed essendo egli control, amico mio, a noi serve drasticamente, drammaticamente. Asap, il nostro carissimo amico Auctioneer. Come al solito ragazzi invece l'Auctioneer sembra non palesarsi sebbene, sebbene abbiamo molligato tutto e abbiamo anche pescato. Speriamo nei prossimi tre turni di trovarlo o di trovare quantomeno per esempio anche una colite che magari andando a danneggiarlo tramite Wild Pyro ci dà la possibilità di pescare sto cazzo di Auctioneer. Cosa ne pensi amico mio? Cosa ne pensi? Niente? 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 No non è d'accordo lui ha venite, e vendita, non è d'accordo. Cioè ragazzi pesco Auctioneer ho vinto. Cioè, ciclo 1, 2, 3, 4, 5 carte. Veramente. Se mi tiro un bono, faccio la sabbe. Ma no, amico mio, ma no, ma non sono io. Eh, poi mi prende. Eh, no, man. Poi mi fanno il dissing. Vorrei, amico mio, ma no, non è possibile. Però, amico mio, se vuoi subare, nel senso, mi fa piacere lo stesso. Ma non subo, non faccio subare facendo il fenomeno barra da raccone. Già bestemmio, insulto tutti dall'alba al tramonto. Se uno vuole subare è per questo. Spirito della merda, non, non è così tanto forte. Auction ear. What the fuck? Allora, lui mi fa 4 danni e va bene. E va bene. Prossimo turno glielo inculo. Cioè, mi fa 8 danni, scusate. Va benissimo. Va benissimo, raga, va benissimo. Va benissimo, ragazzi, va benissimo. Va benissimo. Comunque, signor Dragon Leo, io credo che anche se avessi urlato Bono, tu non avresti subato perché la gente così io la conosco. Poli, bestemmi se subbo, cioè, se, se bestemmi subbo. Col cazzo, amico mio, se vuoi subare è perché, subo, è perché supporti il canale, non perché io bestemmio o urlo bono. Cioè, se uno vuole supportarmi lo deve fare di sua spontanea volontà, non ci devono essere delle condizioni dietro. Non è che siamo un circo. Poli, se subi bestemmio. <ride> no, 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 non funziona così. Allora, Poli, è felice che intanto race? Yes, ha vinto quello che meritava di più. Allora, Banditore. Banditore into silence e diventa un 4-8, right? Right. Chef Nomi non è il massimo e diventa un 4-8. Poi riduciamo l'attacco e diventa uno 0-8. Poi lo esplodiamo perché 8-0, bene. Poi, che cazzo ne so, lì silenzio pure lui, giusto per pescare carte. Regeneration lo andiamo chiaramente a giocare. Frattempo, quante carte ho pescato finora? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, minimo. in realtà sette, non 8. Non è detto che vogliamo fare anche il piano di Lasul. Il piano di Lasul. Il piano di Lasul ci permetterebbe di pescare un'altra carta, ancora. Un'altra carta ancora. Bah 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 bah. Non credo di volerlo fare. Non credo di volerlo fare, ma per il semplice fatto che ehm, voglio fare Pai Romante con la Colite. Tanto lui è Big Shaman, quindi non mi interessa. Um, se bestemmi o mi subi? Sì. Se tu bestemmi ti subo, amico mio. Sì. Se metti che talangia meglio di te? Sì, io subo. Dani, tarda, tu eri Saba, amico mio. Non fregarmi, amico mio, perché a breve verrai rimosso da, da tutto quanto. Così a caso, minacce così a caso. Chiaramente sto scherzando Daniele. Da, Dani... Se tu sei aggiunto alla lista amici, sappi che a breve verrai rimosso, ma non per cattiveria, ma puttana merda, Emerald Dream, ma per il semplice fatto che sai che rimuovo tutti i sub i non sub vengono rimossi ciclicamente. Questo è molto forte. Questo è molto forte, figa. Figa zio, frate. Ma io quanto pesco facendo così? Troppo, non è mai troppo, non è mai troppo. Non è mai troppo. Allora, allora allora, allora. Uh, prima cosa da fare è piano di Lasul Right? Right Lasullalo E questo danneggia tutti, io pesco ancora Bene Seconda cosa da fare è È uccidere, no, quello stronzo là lo uccidiamo dopo Poi, seconda cosa da fare è pa... Sadward, minchia quanto vorrei fare lui Puttana merda Faccio lui, curo tutti Gesù Cristo Finisco il deck ragazzi, io potrei finire il deck Sto turno Senti, le cose o le fai fatte bene o non le fai? Facciamo circolo feeling In questo modo pesco e ripesco Pesco e ripesco Poi ehm, Poi, poi, poi Poi basta Se io faccio così pesco, una pesco e ripesco Giusto, pesco e ripesco Poi parole proibite Brucio lui Questo va a faccia Pesco la seduta spiritica E non, lui non lo gioco Va bene Oh, non mi ero neanche accorto che bruciava una carta. Ma in realtà mi va anche bene perché io attualmente ho già Chef Nomi e Seduta Spiritica. Sarebbe brutto se brucio il 25%, cioè se brucio l'altra Seduta Spiritica. Quella, sì, un po' è una merda. Perché ehm, non posso fare tre Chef Nomi, ma solamente due. Se così non fosse, però va bene. Il problema è che lui potrebbe farmi millare due carte: quella che pesco più quella dell'accolito. Quindi va bene nel senso se la brucio è ok lui l'unico modo per contestare questa mia questa cosa dopo ragazzi è tramite ehm, come cazzo si chiama tramite piano, doppio piano di agata quindi deve avere piano di agata almeno dall'inizio della partita tutti e due e almeno dall'inizio della partita tutti e due oppure doppia lightning storm e doppia lightning storm con spell damage quindi deve anche rollare lo spell giusto. Quindi deve fare tutto questo. Deve fare 8 mana. Senza essere overloadato E trovare due volte. E trovare lo spell dama giusto. Insomma. Ci sono delle possibilità a favore nostro. Secondo me. Seduta psichiatrica. Seduta psicocinetica. Seduta psiconica. Eccola lì. Perfetto. Proprio. Sputata, eh. Non ci ha pensato un attimo. Non ci ha. Non ci ha veramente pensato un secondo. Senti almeno non bruciare Grave Horror. Sarebbero le uniche due carte che mi danno fastidio bruciare. Tutto ma non Grave Horror. Bravo. Almeno quello ti dico. Ok, 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 ok. Ci può, non dico stare, ma um, mi può andare anche bene. Allora, togliamo carte dalla mano, ma in realtà vogliamo finire di pescare quello che c'è nel nostro deck. Quindi facendo Light indistintamente, il prossimo turno pesco tutto. Indiscutibilmente, indiscutibilmente il prossimo turno pesco tutto. A meno che non ci faccia Earthshock o Ex. Ma la domanda è: Perché dovresti voler fare Ex su un 1-3? Perché no? Dall'altra parte, teoricamente il prossimo turno noi peschiamo tutto. A meno che per appunto non ci silenzi l'accolito. Se ci silenzi l'accolito, noi non possiamo pescare di conseguenza tutto il deck. E non possiamo fare Chef Nomi Chef Tony. Ok, quindi mh, quello è. Però dall'altra parte possiamo fare il prossimo turno. Eh... Cioè, se ci va bene, noi ragazzi, il prossimo turno facciamo la giocata. Quindi, Chef Nomi con Sins, Johnny Sins e, e via. Non ha senso giocare il Grave Horror perché almeno lascio spazio ai 6-6. Il Grave Horror lo gioco in un secondo momento. Il mio problema è se ha due Agatha, piano di Agatha in mano. Cioè, se ce li ha in mano dall'inizio della partita o se trova Spell Damage con la doppia Lightning Storm. Solo quello è il problema. Qua noi andiamo a fatigue e va bene. Perché almeno così abbiamo 100% prossimo turno della nostra giocata Quindi prossimo turno ragazzi Andiamo di lui Un po' una merda che abbia Zilliax Buffato in un certo senso ma... ma va bene Cioè che abbia Zilliax buffato Che abbia Totem della vita Perché rimane in vita Per appunto Totem della vita Come cazzo si dovrebbe chiamare se no poi, Perché ho pescato una carta in più? Ah vaffanculo hai capito Vabbè allora questo va qui Chef nomalo, chef anomalo, e poi seduta Spiriticalo. Ok. Va bene. Lui adesso farà piano di Agatha perché sennò praticamente è morto. Quindi farà piano di Agatha per forza. Ripeto, qua dobbiamo solamente scampare il secondo piano di Agatha. Quindi, che lui, lui deve aver avuto culo nell'avere piano di Agatha pescato negli ultimi tre turni. E avere l'altro in mano, da, invece dal turno 1, o almeno da turno 3. Se così non fosse. Cioè, se così non fosse, ragazzi, noi abbiamo vinto perché eh, arriva un secondo Chef Nomi il turno dopo. E Chef Nomi dovrebbe vincere. Alla peggio, se no ce la giusteremo con i due orrori. Se lui mette un ciccione, abbiamo Shadow Death. Se. Basta, non abbiamo altre risorse. Ci possiamo curare, ma non so se è una cosa interessante. O oh no, signor Pulvis. Pulviscolo stellare. Polviscolo. Poliscolo. Ah, poliscolo. Questo lo definiresti un mazzo TK? No, no non è un mazzo TK. Cioè, alla fine sei 12-18, 24-30-36... Vabbè, per definizione è un OTK. Ma OTK per me non deve richiedere tutto il deck. Cioè, boh, non lo so, non credo. Madonna, fa il piano di Agatha con doppio Gesù Nefasto. Che poi Gesù Nefasto credo sia una bestemmia, no? E invece no. E invece no. Non ha il secondo piano di Agatha. Welcome to the Grand Tournament, Champion. Perché sta cosa... Perché, amico mio? Potevi smorcare tre faccia Why not? Why not? Comunque, non c'è neanche un piano di Agatha, quindi dovrebbe essere GG. Allora, se qua non escono taunt, è GG. Sono esattamente 30 danni, no? 5x6 fa 30. E quello ha rigorosamente taunt. Io purtroppo non riesco, cioè, non è neanche un drop a 6 che ti dico, vabbè, a taunt posso fare Shadow Death. No, vabbè. Lo possiamo andare a 6, 12, 18, 24. A 6 HP. A 6 HP. Secondo me bisogna mandarla a 6HP, prima cosa. Ci tiriamo alti di vita, giusto per evitare cose stranissime, tipo Bloodlust con Wind Fury 18, 19, 20, 21. No, non eravamo morti comunque, ma vabbè. Onde evitare stranezze, facciamolo, anzi, sai cosa ti dico? Sì, ti dico facciamo anche questo, così non, non dovrebbero rompere i coglioni in alcun modo. Eh, gioca Massistiria. Tu sei un giocatore pro player, amico mio. Tu ti chiami Anton Race? <ride> Ferratello, Sei proprio tu, Anton Race? <ride> Va bene. It's ok, Teoricamente siamo. Dobbiamo messi bene. Nel senso, non ci ha mostrato prima il ragazzo. Non penso perché lo dovrebbe avere adesso. Se uno mo mi dice, eh, ma mo, gioca Detling, ho vinto perché gioco. Eh, secondo chef, nomi mi dice Play. Questa è una partita dove funziona. Ma poi ce l'aveva? Ma perché? Ma ce l'avevi, amico mio? Ma allora sei stronzo. Sei stronzo con patate. Perché amico mio se ce l'avevi non l'hai fatto prima. Buh. Puntava nel vedere cosa c'era dentro forse? Non lo so. Qua ti ripeto amico mio, qua devi rollare, allora, devi rollare il 33% col totem dello spell damage e avere due lightning storm in mano, oppure lightning storm e Agatha skin baffato, almeno tre. Eureka, è ok. Questo è ok. Non esiste droppa che a fine turno ti salva se mana, dovrebbe essere GG. Esatto, poi non avrebbe trovato il coso, quindi GG well play. Sì, alla fine ha deciso... Facciamo, prendiamoci un turno in più dopo, piuttosto che adesso. Perché tanto avevano usato che non avevo più rimozioni per i suoi minion, quindi... Eh, quindi va bene. Sogno di smeraldo. C'è chi direbbe sogno di smeraldo. E invece no. Non è un sogno, ma è sempre di smeraldo. Taunt? No taunt. Un danno a fine turno a tutti e... e mio, 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 dove un po'. Ti ucciderò col panda. Ok, questo game il deck ha girato in maniera... Perfetta, è vero che Big Shaman non è che sia un deck di chissà qual quale competitività Però in questo game il deck è girato in maniera impeccabile Andiamo al prossimo e vediamo se funziona così Detto questo siamo contro Warrior E Warrior è una bestemmia di morte uh, Se volete cerco il libro con le tabelline E fin qua me le merito, me le merito raga, me le merito Me le merito tutte Comunque signor Raku, Taku, Reku venuto anche a me, beh, c'è un che te Se cattiamo da qualche parte, te a Vicenza. Mi sono di Vicenza, in provincia, sono di Valdagno. Bianco Rotto, porta un bottiglietto di bianco rosso. Se sentiamo, zo. beviamo un pochetto, due spritz, 4, 5, 6 euro. Fa tutto e andiamo a casa. No problem, Quando devo, <ride> eh. Quando che te a ciao. Grazie, recco, amico mio. Benvenuto nel canale. Se vuoi, contattami su Telegram. Che ti mando la richiesta d'amicizia e il gruppo Telegram dei sub. È importante il gruppo Telegram dei sub. Perché è importante, che cazzo ne so, ma è importante, mi hanno detto che è importante, io ti dico che è importante, non, è, non dipende da me. Grazie infine a Darkstar per i 12 mesi. Darkstar, grazie, sono due settimane che ho rinnovato, lo so, infatti in una live ti avevo ringraziato, però tu non c'eri. Grazie Darkstar, e finalmente me la fa condividere, grazie Darkstarrone per i 12 mesi, grazie per l'anno, bentornato e auguri figli maschi E grazie per l'anno, è la cosa più bella di dire grazie per l'anno. Attenzione Ok, finché non esce Fenomi mi va anche bene. Scefonomi è ancora nel deck, quindi questa cosa è quasi preoccupante. Va bene, ha tolto una carta che potevo pescare. In realtà mi ha fatto un favore, credo. Finché non prende Scefonomi, mi va bene tutto. O sbaglio? L'ho già sentita questa lingua dagli Uruk, Del Signore degli Anelli. Oddio, ecco il messaggio di Enrico. Mi chiede: Funziona quel ragazzo? Ma magari. Ah, ok! Ad... Ma vaffanculo, Enrico. Ho messo un po' a capire che stavi dissando. <ride> Bello, noi moderatori... Sì, moderatori. In i mod c'è sempre del sano dissing rispetto ad altri streamer che però non sono neanche nominabili. Se tu li tocchi sei già bannato, ragazzi. Mi è stato detto così. Allora, se faccio banditore, posso togliere un po' di carte dalla mano o perlomeno provarci. Allora, scambiamo l'attacco e la salute del ragazzo. Finito? Perfetto. Fantastico, 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 fantastico. Cosa posso fare io su Telegram? Puzzare. Con i pacchetti delle iscrizioni ho trovato Whisbang. Sono un bambino che ti dice ma hanno già dato i pacchetti, ragazzi? Hanno già dato i pacchetti dell'HCT? Ah, ok. Ah, ok. Ah, aspetta. Dai altri bit a questo streamer. <coughs> bleed purple bit. Le moti con bleed purple garantiscono una percentuale di 10% di bit quando fai il tifo con almeno 10 bit. Che figo! Ah, se ne possono donare solo altri 13 milioni, ragazzi. Se avete dei bit da buttare via, piuttosto donateli a me. Ce ne sono 13 milioni, ragazzi. Attenzione, a non usarli tutti perché potrebbe risultare un problema. 13 milioni di bit. Figa, sono tanti. Ok, lui potrebbe millarmi, ma per millarmi deve fare per forza, ragazzi, triplo eh, warpath oppure usare il martello, queste cose qui. Il problema è, ragazzi, che lui è contro Warrior. Quindi in realtà ci va anche bene a noi perché eh, lui ha solo due risse. E non è, non è la versione con le bombe L'unica cosa che un po' mi preoccupa In un certo senso è il fatto che Potrebbe giocare magari altre oh eh, AOE eh, Solo quello un po' mi spaventa E mi preoccupa Io devo pescare Shafnomi ASAP Ma proprio ASAP Che non posso permettergli di farmelo A differenza di prima Che lo voglio relativamente presto Allora bandiscilo Brandiscilo Pianalo Pianalo, silenzalo, perfetto, perfettolo, rigeneralo, perfettolo, oh ragazzi non peschiamo chef... Oh, wow, nice mother shitter, mother bro, nice mother shitter, perfetto, rimuoviamo lui perché tanto quell'altro è silenziato, se faccio così pesco una carta aggiuntiva e mi va pure bene, ok, peccato non averla avuta prima questa, ok... Cerchiamo di trovare eh, L'altra sins Che è molto importante Però dove cazzo è sins Johnny sins Man a sto punto fammi pescare un'altra carta Se io faccio così pesco due vero Sì, e mi inculo Se io faccio così Se io faccio così pesco due Quali sono le carte che mi salvano qui Solo topsy curvy o sins Sono due su sei cazzo Io la rischio Tanto millare mi millo No, così mi pesco due e brucio per forza una carta. Merda, puttana, troia, zozza, merda. Ok, ragazzi, è l'1 su 5. Che non dico abbia perso la partita, ma quasi. Perfetto. Ok, è diventato un 1 su 4. Cioè, dipende. In realtà, magari vinciamo pure. Il problema è se ha brawl. Se ha tutte e due le brawl in mano. Wow! Bro? Ok, allora questo mi milla. Quindi stiamo un attimo attenti e caparbi di quello che stiamo facendo. Inno divino mi fa pescare uno, giusto? Giusto. Inno divino, mi fa pescare uno, giusto? Giusto. Topsy curvy? Mi ha rotto pure il cazzo, man, cioè nel senso, va a fare in culo. Ok? Peschiamo Johnny Sims, perfetto, almeno adesso siamo tranquilli. Questo rimuove, questo um, rimuove. E siamo pronti e carichi per l'arrivo di Johnny Sim. Di Johnny Sins dal deck Giochiamo anche l'orrore della fossa Sì lo giochiamo di qua Così magari lui fa già una rimozione Prossimo turno andiamo di chef nomi Sins Turno dopo chef nomi Sins Turno dopo chef nomi Di play Ti milli sempre um, Sì mi millo sempre Il, Perché io dicevo quella roba lì Perché era l'unico modo per stare tranquilli diciamo no? Allora qui c'è una serie di cose Che potrebbero recare dei problemi E sono principalmente um, Lui è bastardo lui è furbo, non uccide le 1-1. Lui è smart, lo sapevo. Lo sapevo che faceva sta giocata. Me lo aspettavo. Me lo aspettavo. Me lo aspettavo. Senti, sono 5-6-6. Va bene comunque. It's fine comunque. E chiaramente ci riprendiamo il ragazzo. Perché dico questo? Perché lui comunque deve gestire 5-6-6. Brawl può avere come outcome comunque negativo, cioè le 1-1. Però Brawl comunque pulisce la board e io posso ripartire di Chef nomi. Quindi comunque, il problema qua è se ha tra i quattro draghi che hai in mano c'è cioè Deathwing. Perché sarebbe l'ulteriore AoE che io non gestisco. Comprendi? Quello sì. Quello ti do anche ragione, sarebbe l'AoE problematico. Se no, va bene, Dr. Boom è oro. Amico mio, perché tu vuol dire. Boh, Poli, sp sp sparami in faccia tutto quello che c'hai perché io non c'ho un cazzo. E io, allora, amico mio, sarò ben contento di farlo. Sono 30 danni 32. 32 danni, ragazzi. Cioè, lui va a 14 HP in questo momento. Quindi. Megoglioni. Megoglioni per non dire il di La differenza tra megoglioni e sti cazzi la spiegava Gigi Proietti in un video, ma non l'ho ben compresa. Ah, sti cazzi è quando tipo ignori, quando non ti interessa, è una cosa che non c'è cioè, nel senso, sti cazzi non, non mi interessa, mentre megoglioni è come dire quando una cosa invece è importante, tipo uno ti dice ho appena vinto 1000 euro, megoglioni, sti cazzi invece è quando uno per esempio oh, ho appena bucato il pallone, sti cazzi, cioè è una cosa che non vale tanto, questo ve lo dico ragazzi così almeno sapete anche voi la differenza tra megoglioni e sti cazzi. Poli insegna anche nelle sue live, nell'arroganza c'è sempre della cultura, ricordatelo sempre, sempre amici. E adesso, già che ci siete, fate il subgol Prime. No, brutto. Questo è venuto male, lo ammetto. È venuto male, lo ammetto. Signor Ketiak, io so che tu c'hai una rimozione, non so cosa stai aspettando a usarla. Se non ce l'hai, comunque, hai perso. Perché. A parte che hai perso dalla board. Perderesti o prima o dopo, devi solamente scegliere quando perdere. Magari tu adesso ce l'hai. E via. E sti cazzi? E quando invece dici e sti cazzi? Non ci li metti al culo? Sti cazzi, non ci rimetter culo. È un superlativo di maggioranza. Ecco qui: 6x5 fa 30. 6, 12, 18, 24, 36. 6, 12, 18, 24, 30. 30. Lethal. Lethal. È forte questo deck. che si gira, vedi, non è che deve girare in modo difficile. Basta, porca puttana, che peschi quelle merde. Io